schiettamente che avrebbero potuto giocare anche con una terza formazione a livello qualitativo, quindi magari anche con una Serie B, e probabilmente il risultato sarebbe stato lo stesso. Quindi manca una partita alla fine, vediamo di concludere il campionato, perché ancora non è successo niente, ma in un modo degno a livello professionale, agonistico, e mi prendo le responsabilità per non avere catalizzato e attivato la scintilla stasera. Indagherò per sapere cosa è successo, se hanno voglia di dire cosa è successo. Ah, adesso è inutile chiedere, si vedrà settimana prossima, ma penso che meno parole e più fatti ci vogliono. Adesso certo bisogna affidarsi semplicemente agli altri, perché manca una partita, bisogna vincerla, questo sì, e sperare che dall'altra parte... Sì, Bergamo ha due partite, quindi più possibilità di fare punti. Noi vediamo di giocarcela a Firenze, non come è successo oggi. Molto amareggiato. Devo dire che penso la prima domanda che ho posto è cosa abbiamo sbagliato al mio staff. Quindi è sempre un'introspezione, nel senso che cerco sempre di prendermi le responsabilità e agire su dove ho sbagliato. Se poi posso fare poco per migliorare, lì alzo le mani. Cosa si può fare in una settimana per cercare di dare una scossa, di invertire il trend? Cambiare l'atteggiamento, ma soprattutto aver voglia, aver fame di buttarsi per terra come hanno fatto loro su tanti pallonetti. Noi non siamo mai andati per terra praticamente, abbiamo un break point di una palla su sei, quindi grossi deficit anche nel sistemare i palloni. Abbiamo subito 12 muri diretti, quindi è tanta roba, e praticamente eravamo spenti, perché è inutile adesso guardare tutte le percentuali, ma quando un atleta è spento ogni prestazione è limitata.